Benvenuti tutti nel nuovo girone del torneo tra i Poketubers. Oggi qui si affronteranno Anzo 24 contro Tlanz. Che vinca il migliore. Scrivete nei commenti che pensate possa vincere. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte del torneo dove vedremo contrapposti Axo 24 contro Dlarz, due grandi amici che si sfidano per decretare chi sarà il migliore tra i due. Probabilmente l'ho sbagliato a dire, ma chi cazzo se ne frega, questa è una sfida con i controcoglioni. Possiamo vedere Axo e Dlarz in preda a delle prese per decidere chi sarà il più forte tra i due. Vediamo Dlarz per il momento in difficoltà con una bella skin alla Steam. Per chi conosce il wrestling lo sa, chi non lo conosce è uno stronzo che dovrebbe seguirlo. Scusatemi, ogni tanto mi prende un embolo strano. Attenzione, attenzione, attenzione. Axo mette al tappeto Dlarz e lo vediamo in difficoltà. Pugnone in faccia, molto pericoloso, molto molto pericoloso. Irish Whip da parte di Dlarz che lo colpisce con un uppercut. Attenzione, Axo è al tappeto e gomitata volante sembra da parte di Dlarz contro di Axo. Attenzione, pugnone evitato. Attenzione, sempre un gran pericolo tra i due, una grande sfida combattuta e body slam, anzi potremmo chiamarla una power slam da parte di Dlarz contro Axo che va con un'altra gomitata volante. Attenzione, Axo è al tappeto e potrebbe essere in difficoltà, quindi va con un altro Irish Whip. No, super body slam da parte di Dlarz contro Axo, quindi Axo è in grande difficoltà, che viene colpito, anzi scherzo, scusate, ho sbagliato io. Dlarz viene colpito con un pugno di addominali da parte di Axo che lo alza. Sì, un'altra power slam da parte di Axo contro Dlarz. Attenzione, schienamento, ma va solamente a uno, non abbiamo avuto fortuna. Quindi stai zitto Cole, non ce ne frega un cazzo di quel che dici. Allora, evitate le mosse, sempre evitate. Quindi va Dlarz con un neckbreaker. Attenzione, attenzione, grandissima mossa. Va con lo schienamento. Uno. E niente, anche Axo si salva semplicemente all'uno. Niente di preoccupante. Gomitata sulla schiena di Axo. Attenzione, potrebbe essere un grande problema. Dlarz rialza Axo, pugnoni in faccia. Attenzione, andiamo avanti con dei pugni ma vengono evitati. Adesso Axo ridà la stessa medicina di Dlarz. Attenzione anche body slam da parte di Axo contro Dlarz. Non sappiamo quali siano le mosse finali, quindi potrebbero apparire in un qualsiasi momento della partita. Axo rialza Dlarz. Attenzione, super pugno che manda KO Dlarz. Potrebbe essere un grande problema per il nostro Dlarz. No, non si sa. Beh, intanto per il momento viene colpito alla gamba con un calcio. Sembra che Axo voglia lavorare sulle gambe del nemico. No, anche lui vuole andare con un neckbreaker. E intanto gli spacca il collo. Uno, due, no, niente, va semplicemente a due il conteggio. Anche Dlarz riesce a resistere parecchio. Va con un Irish Whip il nostro Axo che va con una semplice mossa che manda al tappeto Dlarz. Ok, calcione da parte di Dlarz. Viene evitata la mossa. Attenzione, attenzione, va con un altro neckbreaker e quindi manda al tappeto il nostro avversario. Va di nuovo con lo schienamento. Uno, no, va solamente con un 1, niente da fare per il nostro Dlarz. Peccato, peccato, grande sfida combattuta. Ok, andiamo di nuovo con le prese e un altro neckbreaker, vediamo. Sì, va a segno, grande mossa, viene sconfitto il nostro Axo, non si sa. Vediamo come reagirà Dlarz. No, preferisce andare a calci che vengono evitati. Grande blocco del campione Dlarz. Ok, gomitata volante, sì, ecco che va. Pugnoni contro il nostro Axo. Vediamo che cosa succederà. Dlarz rialza Axo. Vediamo. Oh, mossa evitata. Grande mossa da parte di Axo che evita la mossa di Dlarz e quindi lo rimette al tappeto. Calcioni, calcioni contro gli addominali. Vediamo che cosa succederà. Axo rialza Dlarz. Ci riprova, ci riprova. Oddio, zigzag, zigzag da parte di Axo contro Dlarz. Potrebbe essere la fine di questo match, che preferisce però andare con una gomitata volante anziché schienarlo. Attenzione, cosa da mai sta succedendo? Oddio, oddio, Axo sta caricando una mossa. Super kick, super kick, attenzione, potremmo essere la fine di questo bellissimo incontro. Va con lo schienamento. Uno, due, tre. E per questo Axo si aggiudica la vittoria e passa avanti col torneo
dove dovremo vedere Axo contro uno tra i due partecipanti che saranno Federic 95 Ita e Barrett 97. Ecco come Axo ha sconfitto il nostro Dlarz. Un po' di neckbreaker, un po' di mosse contro il collo e alla fine zigzag e super kick che decidono la sfida. Quindi ragazzi, voi scrivete sempre nei commenti chi secondo voi vincerà tra Federic 95 Ita e Manet 97. Intanto noi abbiamo un grande vincitore che è Axo 24, ci rivediamo alla prossima sfida. E quindi abbiamo visto che ci sono ben tre semifinalisti: Freak e Pokécraft 99 e Axo 24. Il prossimo semifinalista sarà deciso tra Federic 95 Ita e Manet 97. Scrivete nei commenti chi pensate possa vincere questa sfida tra i due. Noi ci rivediamo al prossimo turno. Un saluto a Teo e ciao ciao, mettete.